ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un get ready with me, get ready with you, dove vi voglio truccare un po' con voi, chiacchierare con voi, perché vi ho chiesto su Instagram di cosa volete che io rispondessi, quindi adesso risponderò alle vostre domande e vi voglio mostrare alcune novità, quindi mollettina subito. Allora, una delle prime domande che ho letto prima, mi avete chiesto quali novità ci saranno su caritashop.com. Alcune ve le faccio vedere in questo video, come ad esempio questa BB cream che vi voglio mostrare, che è troppo buona. Ma iniziamo subito. Anche i gioielli che spesso mi chiedete, questi qua adesso sono disponibili, i ricerchi, la collana 5 stelle, la collana Summer Vibes, alcune cose sono disponibili, però vi dico che tante cose le stiamo rifornendo, quindi sto preparando una cosa bella grande per voi, dovrei farcela per Natale, dovrei farcela fra qualche settimana, quindi stay tuned e ci saranno delle novità dal punto di vista gioielli, Caritas Jewelry. Allora, iniziamo subito ragazze con la base. Allora, io ho fatto già tutta la pulizia del viso, ovviamente con sempre con prodotti Caritas Shop. E adesso vado a mettere questo siero che anche vi volevo consigliare, è ottimo ed è un siero bioattivo opacizzante. Questo siero serve tantissimo per opacizzare la pelle e far durare il trucco più a lungo. È molto leggero, questi sieri sono troppo carini. Di recente ho inserito la saponaria su Caritas Shop e sono molto felice perché i prodotti costano poco ma sono davvero davvero molto funzionali, tipo come questo siero che è molto ricco e davvero opacizza un sacco. C'è anche quello anti imperfezioni, c'è anche quello anti smog, ce ne sono anti age, ce ne sono tanti. Comunque sono ottime perché sono a base di acido ialuronico, rimpolpano tantissimo il viso e fanno da base, quindi io li amo, poi subito si asciugano, sono proprio straconcentrati, troppo carini. Lascio la lista con tutti i link dei prodotti che vi mostro nel box info sotto, così voi potete andare direttamente cliccando il link, accedere e acquistare direttamente su Caritas Shop. Mi metto il burro cacao, mentre aspetto anche questa una novità della saponaria. È buono questo burro cacao, è bello duro, quindi se non vi piace avere le labbra unte, tipo anche per i maschi, è veramente buono. Ho notato che è ricco ricco di burro di cacao, quindi nutre tantissimo in profondità senza ungere. Vedete, quindi nel frattempo che mi trucco lo metto sempre il burro cacao sulle labbra. Questo anche costa poco, costa tipo 2-3 euro, comunque costano veramente poco questi prodotti. Allora, il siero già si è asciugato, quindi vado con la crema. Come crema sto usando questa qua, sempre della saponaria, sempre novità su Caritas Shop, che è Mirtilla. È ottima perché elimina i rossori e le imperfezioni dal viso. E anche questa qua è a rapido assorbimento, è molto molto buona. Queste creme le amo tantissimo, anche il pack, perché cliccando qua non si spreca prodotto ed è molto igienico, insomma. C'è anche quella anti-age, c'è anche quella, cioè melissa, melagrana e mirtilla. Comunque sono tutte ottime, andate a vedere su Caritas Shop, ve le straconsiglio. E la cosa bella, ragazzi, è che non ungono, quindi vi lasciano la pelle super asciutta e subito vi potete truccare, soprattutto se come me andate di fretta al mattino. Ok, a questo punto ragazze, nel frattempo si asciuga la crema, ma veramente ci vuole un attimo. Le nuove BB cream le ho prese tutte e quattro appunto per mostrarvi le colorazioni. Come potete vedere c'è la 1, la 2, la 3 e la 4, costano poco, sono BB cream completamente naturali e bio, che quindi non vi creano impurità, punti neri, brufoletti sul viso, e sono molto leggere, quindi non sono untuose, non fanno effetto pastone, ti coprono bene le imperfezioni e fanno da base appunto per applicare poi il blush, la terra e tutto. Sono buone, hanno una copertura buona e soprattutto hanno anche un fattore di protezione, quindi anche se le usate di giorno vi proteggono anche dai raggi del sole e sono molto buone. Allora, sono a base di melograno, mamelis, acido ialuronico, ragazze, sono veramente buone, di qualità buona. Quante volte ho detto buona? No, veramente piacciono un sacco, perché è difficile trovare BB cream buone, economiche e completamente bio e naturali. Queste della saponaria lo sono, perciò le inserite sul mio shop e già stanno andando fortissimo, le state comprando in tante. Varia pochissimo e vi dico che comunque il colore si adatta perfettamente al vostro viso, quindi anche se magari prendete un colore troppo chiaro non succede nulla, perché non essendo un fondotinta non si vede il distacco, ma si amalgama bene al vostro viso, quindi andate tranquille. Io comunque adesso utilizzo la 4 perché comunque sono abbastanza scuretta,
e la utilizzo con la spugnetta questa qua di Nabla, anche questa la trovate su Caritas Shop. Vi faccio vedere il colore, vedete? Però vi dico, io uso questa qua, ma mi è capitato anche di usare, perché poi quando le provo tutte, mi è capitato anche di usare, mi sposto un po' così, ok? Mi è capitato anche di usare la 1, tipo la 2, e comunque vanno bene, quindi state tranquille, insomma, non succede nulla. Vorrei comprare uno sfondo, tipo per quando mi trucco qua, e magari posso fare qualche video, per mettere qua dietro, uno sfondo. Consigliatemi qualche sito, qualcosa per comprare un buono sfondo, quella, non so, quelli tinta unita, non so quale prendere. Cosa mi consigliate? Consigliatemi qualcosa, per qualcosa di più professionale. Sapete che io non amo le cose professionali, faccio sempre più casarecce, però immagino che i video verrebbero più belli con lo sfondo. Adesso ho la ring light, infatti la luminosità mi sembra abbastanza buona, voi cosa ne pensate? Comunque, vedete, queste BB cream, ragazze, sono molto molto buone. Io ve le straconsiglio, mi sto trovando benissimo, soprattutto le sto usando da un po' di tempo e non mi hanno fatto uscire brufoletti, impurità, quindi adoro, perché voi sapete che io non sopporto i fondotinta troppo occlusivi. L'effetto è veramente bello, quindi ve le straconsiglio. La 1 anche bella, fa un effetto molto naturale. E poi vado ad opacizzare il tutto con la cipria, anche se questa BB cream è molto asciutta, quindi state tranquille, però un po' di cipria la metto sempre. Questa qua è ottima, la cipria in polvere di Nabla, la stramo, e soprattutto ho questo cofanetto, da quando l'abbiamo inserita sul sito, sarà qualche mese, guardate qua, cioè è pieno, quindi ne basta pochissima. Col pennello per le polveri, anche questo pennello ve lo consiglio perché viene una stesura più ottimale. Faccio sempre così un po', me lo butto ovunque, vabbè, lascio stare. E vado a metterlo un po' sulla, dove ho messo la BB cream, però vi dico, mettetene poco perché ne basta pochissima. Comunque molto buona questa cipria. Vado con il correttore, nel frattempo voglio leggere un po' le vostre domande. Allora, c'è Angela che mi chiede dove ho trovato i tacos, perché nell'ultimo video ho fatto i tacos, il mukbang dei tacos, e tante mi ha chiesto dove l'ho comprato. Nel vlog precedente a quel video vi avevo detto che l'avevo presa al supermercato, quindi se vedete il vlog precedente, quello dove io sto con le borse Gucci, vi ho fatto vedere che l'avevo presa al supermercato. Sono molto buoni. Comunque quel video mukbang mi è piaciuto un sacco, ragazze, grazie. Allora, sto mettendo il correttore, questo qua lo amo, il correttore numero 4 di Alchemilla, completamente bio e naturale. Questo lo vendiamo tantissimo su Caritas Shop perché, essendo un po' aranciato, copre perfettamente le occhiaie, lo adoro. Lo stendo o con le dita o col pennello, questo qua di Nabla, anche questo lo amo tantissimo. Questo è il pennello per correttore, che si può usare comunque anche per l'ombretto, un po' per tutto. Comunque per correttore è ottimo, perché con le mani a volte non viene bene la stesura. Voi considerate che io sto usando tutti i miei trucchi preferiti e vi sto facendo vedere un trucco basic naturale, che è quello che faccio io ogni giorno e con cui mi trovo benissimo davvero. Adesso vado a mettere anche un po' di correttore liquido per aumentare l'effetto coprenza. Uso anche questi due, ve li straconsiglio, sono ottimi, e li abbiamo su Caritas Shop. C'è la colorazione 1, 2 e 3. Io utilizzo adesso la 1 e la 3, vi faccio vedere come. Allora, la 3, che sarebbe questa qua, che è un po' più aranciata, lo metto sempre un po' qua nell'angolo dove ho l'occhiaia un po' più scura. Vedete com'è proprio aranciato e copre perfettamente il colore grigiastro, bluastro dell'occhiaia. Quindi faccio in questo modo, ok. E poi vado con l'uno, che invece è l'uno, ha un effetto molto luminoso, illuminante, è un correttore illuminante, quindi lo vado a mettere un po' dappertutto per darmi l'effetto, vedete, è proprio come quei correttori illuminanti delle grandi case cosmetiche. E questo qua è molto illuminante, vedete, quindi io lo metto anche un po' giù dove poi andrò a mettere l'illuminante. Vi giuro che con questa combinazione di correttori io mi trovo da Dio. Cioè, le occhiaie si coprono benissimo e vi dura tutto il giorno, appunto, con quello di Alchemilla e come base, che è secco e duro, quindi si fissa, e questi due. Guardate, l'effetto è bellissimo e super luminoso, adoro tantissimo. Adesso
col pennello sporco della cipria che prima mi sono data in viso, quindi senza metterlo di nuovo perché non mi piace l'effetto secco, vado semplicemente così un po' a fissare un attimo. È importante fissare, però è importante anche non mettere chili di cipria, perché soprattutto ad esempio nelle foto, mi ho imparato questa cosa, facendo le foto è brutto. Vi sconsiglio di mettere troppa cipria perché è fastidioso poi quando andate a fare le foto. Metto un po' di blush 02 di Alchemilla, molto molto carino, è tipo un pescato, metto proprio poco, però mi piace un sacco perché è pescato ed è bellissimo. E mi metto un po' di terra, dove la terra? Un po' di terra Cameo. Vedete? La metto, appunto, faccio un po' di contouring qua ai lati del naso. Ok. Ok. Il correttore che non sto vedendo adesso, che ho un piccolo brufoletto. Questo qua va bene anche proprio per coprire i brufolettini. Ecco qua. Vedete? Zac, che si è coperto. Vado a utilizzare la palette che è la mia preferita. Qual è? La Dreamy di Nabla. La amo tantissimo, ragazzi. È troppo bella. Per me resta sempre la mia preferita in assoluto. È fantastica. Guardate che bei colori che ha. E sono tutti scriventissimi, quindi io ve la consiglio. Se ancora non ce l'avete, compratela. Noi da pochi giorni l'abbiamo rifornita su Carità Shop perché va sempre a ruba, quindi adesso che l'abbiamo rifornita vi metto il link sotto, la potete acquistare, ve la consiglio, ve la porto sempre dietro. Cioè, se vedete, gli ombretti sono proprio consumati perché la uso sempre. Metto un po' di questo qua che è luminoso, io lo metto sempre un po' nell'occhio, così per illuminare, un po' sotto sopracciglio, in questo modo. Ok. Super luminoso questo qua, è bellissimo. E poi metto un po' di marroncino, questo qua, Illusion, mi piace un sacco questo marroncino, raga. Troppo bello questo qua. Lo metto qua. Intanto mi state chiedendo anche, ragazze, di sapere della mia nuova dieta, del mio PT, perché chi mi segue su Instagram vede che io mi sto allenando con un nuovo PT, metto sempre anche un po' di Illusion da questo altro lato e lo sfumo bene questo marroncino. E ve ne parlerò. Allora, vi voglio fare un video con i miei esercizi e il mio allenamento. So che lo state aspettando. Se ancora non ve l'ho fatto, è semplicemente perché vi vorrei fare una cosa proprio fatta bene, in cui vi posso dare dei consigli, cioè utili, non fare un video tanto per, ma vorrei fare un video ad esempio con degli esercizi che voi potete anche fare a casa, non solo in palestra, quindi utilizzando degli strumenti che potete reperire a casa, quindi tipo dei circuiti, e soprattutto breve ma intenso, perché non so voi, ma io non c'ho tempo per andare in palestra e stare le ore, quindi mi serve qualcosa di molto rapido però intenso, che si chiama Rose Gold, che invece è un marroncino, vedete, un po' più luminoso, bellissimo. Io adoro questi trucchi, adoro questi trucchi fatti così, tipo metallizzati sul marroncino, sono troppo belli, ragazzi. Ecco qua la matita occhi marrone intenso. Queste matite sono bellissime, biologiche e naturali di Alchemilla. Le state comprando in tantissime su Carità Shop perché costano poco. Poi, essendo che sono bio e naturali, è importante perché comunque la matita va a finire sempre un po' nell'occhio, quindi è importante. Questa marrone intenso è troppo bella, ragazzi, perché ha un effetto molto molto delicato rispetto alla nera. A me piace un sacco utilizzare la matita marrone, vedete? Scrivono benissimo. C'è anche nera, questa matita. C'è la matita nera, c'è il marrone, c'è la matita sopracciglia che useremo dopo, e c'è la matita anche per le labbra, che anche è bellissima e ve la consiglio. Io questa la uso perché a me non piace tantissimo l'effetto eyeliner, per non dire che non lo so mettere, e quindi preferisco la matita che dà un effetto più naturale, però comunque allunga l'occhio. Vado a togliere il duro cacao perché devo truccare le labbra. Anzi no, devo mettere prima l'illuminante
Come illuminante questo, che ve ne ho parlato anche su Instagram, è stupendo, Venus Sand, ragazzi, è troppo bello. Praticamente è un illuminante che io uso sempre, sempre, sempre. Guardate che bello, dà un effetto luce stupendo. Vi metto anche di questo il link, vi metto il link di tutti i prodotti nel box info sotto. Io vedete, lo faccio partire da qua, è bellissimo, ragazzi, lo dovete troppo provare, vi giuro, è stupendo. E io adoro gli illuminanti, ne uso molto e mi piace un sacco. Una dipendenza dagli illuminanti, non so voi, mi piacciono un sacco. E poi le metto un po' qua, mi piace tantissimo, e ne metto un po' qua sull'arco di Cupido, così, guardate che bel effetto che fa, è stupendo, adoro. Vabbè, io adoro troppo. E poi, ragazze, per enfatizzare ancora di più, questa è quella per le labbra, che praticamente viene utilizzata per fare il contorno labbra e evitare le sbavature, quindi per fare un effetto volume, evitare le sbavature, è fantastica. Quindi si mette un po' sulle labbra e un po' fuori, ecco qua, è bellissima, super professionale. E poi io faccio sempre un po' il contorno labbra, adesso andiamo a utilizzare dei prodotti stupendi sulle labbra, ma prima vi consiglio di fare il contorno labbra con questa matita che io l'amo, la uso sempre, Rosy Magnolia, è stupenda perché è un nude, è perfettamente il colore delle labbra, forse un po' più scuro, e quando la mettete, qualsiasi rossetto voi mettete, fa un effetto volumizzante, bellissimo, e non va fuori. Ecco qua. Vedete? Stupendo, già così è stupendo. Adesso sulle labbra vado a mettere, ta-da, il Pulp Kit. Questo qua è un kit stupendo che, se ancora non l'avete preso, prendetelo, perché è scontato a meno 25% su Carità Shop e comprende tre tinte, una più bella dell'altra. Questa l'ho tirata fuori. Tre tinte, una più bella dell'altra. Ragazze, sono in edizione limitata, quindi una volta terminati, e stanno quasi terminando, perché comunque essendo scontati non torneranno più. Allora, questo è Blave ed è il nude più bello della vita, vi giuro, è fantastico, guardate qua, lo faccio vedere, però sulle labbra è bellissimo. Adesso vorrei che voi mi diceste io quale colore mettere, però purtroppo non è una diretta. Poi c'è Hanging Rock, che è un marroncino, ma questa me la sono messa un sacco su Instagram, è un marroncino bellissimo, vi giuro, mi sta così, non rende, ma sulle labbra è pazzesca. E poi c'è questa che è Rouge Assassin, adoro, è proprio un rosso tipo sangue, bello, però fine, elegante. Comunque, ragazze, è stupendo, compratelo, perché su Carità Shop sono quasi terminate, andate a comprare, sono scontati, meno 25%, vi giuro, non ve ne pentirete di nessuno dei colori, perché sono bellissimi tutti e tre, stupende. Infatti adesso non so quale mettere, veramente un imbarazzo della scelta. Comunque, intanto mi avete chiesto anche anche sulla mia malattia, quindi l'endometriosi, e poche in tante me lo state chiedendo, ho deciso di dirlo, anche se per me è una cosa che, vi dico la verità, non penso che voglio mettere questo qua, che dite? Hanging Rock, cosa ne pensate? Mi piacerebbe tanto mettere Hanging Rock oppure Rouge Assassin, ma anche Blair è stupendo, il nudo stupendo. Oh mio Dio, sono così indecisa, ragazze, non so quale mettere. Penso che metterò Hanging Rock, perché è veramente una mia passione ultimamente questo colore, però vi giuro che Blair è il mio nude, questo qua è la mia tinta nude per eccellenza, quindi la amerete se lo provate. Comunque, ragazze, io devo andare a controllo dal dottore. Ecco, adesso non riesco a parlare, aspettate un attimo, scusatemi. Ecco qua, è stupenda. Però mi sono dimenticata di mettermi la matita sulle sopracciglia. Questa è bellissima, sempre di Archenilla, perché c'è anche il pettinino. È veramente bella, ragazze. Io finalmente ho trovato con queste matite la mia matita della vita, praticamente. Adoro. Un'altra cosa che mi sono scordata è il mascara, perché io non ho l'extension alle ciglia, però le devo rifare, stanno un po' cadendo. Vado a mettere in mascara questo qua, il Film Noir, sempre di Nabla, che mi piace un sacco, e anche questo lo comprate in tantissime su Carità Shop, quindi vuol dire proprio che vi piace, perché vi finisce e lo riprendete. E anche io devo dirvi, ragazze, che mi trovo molto molto bene, perché
è sia allungante che volumizzante, quindi l'effetto è wow. Ragazzi, allora, ho cambiato il colore della tinta per farvi vedere anche questa qua, quindi la Rouge Assassin, che è anche molto molto bella. Ho sciolto i capelli, così in questo modo avete visto tutti i colori, il blur, me l'avete visto nel video di quando della rinoplastica, là ce l'avevo, quando parlo nel soggiorno, comunque è il nude che mi vedete sempre, quindi comprate il pump kit, vi metto il link nel box info. Sui capelli, ho sciolto i capelli, io metto sempre questo qua, che è i cristalli naturali, li adoro ragazzi, adoro questa cremina al cocco. Io sempre quando mi finisco di preparare, ovviamente riparo anche i capelli. Se è un get ready, è un get ready anche per i capelli, soprattutto sulle punte, è molto illuminante. C'è quello castano, c'è quello biondo, prendete quello in base al vostro colore di capelli, toglie l'effetto crespo e li illumina tantissimo i capelli, adoro. E poi sulle mani, la crema mani, anche questa è nuova su Caleta Shop e io le amo, costano tipo 4-5 euro, pochissimo. E questa è la crema mani alla rosa, sembra tipo crema tipo burro, è troppo bella. Poi io adoro questa profumazione alla rosa, buonissima, no, troppo bella, perché io dopo che mi trucco comunque mi sento sempre le mani un po' secche, quindi vi consiglio anche a voi di mettervi comunque la crema mani dopo che vi siete truccate, così nutrite anche mani e unghie. Ecco qua, e questo è il mio get ready, questo è il mio trucco finito. Ragazzi, il trucco fa miracoli, non c'è che dire, davvero il trucco fa miracoli. Vi piace? Vi piace questo trucco, questo get ready? Capelli così, molto semplicemente mossi. E questo è tutto, questa camicetta, adoro, questa l'ho comprata da Zara, se ve lo chiedete. E questo è tutto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel pollice in su se vi è piaciuto. E per quanto riguarda l'aggiornamento della malattia, ovviamente vi ho detto, devo andare a controllo i primi di novembre, quindi vi porterò con me, sicuramente sarà mia premura avvisarvi e raccontarvi tutto, perché nell'ultimo periodo, devo dire la verità, ho avuto grossi miglioramenti, non voglio cantare vittoria, voglio aspettare comunque la visita del ginecologo, però comunque mi sento molto meglio, i dolori sono molto diminuiti, anche io sto molto meglio, sia dal punto di vista ginecologico che intestinale, perché voi sapete che l'endometriosi comprende un po' tutto, quindi se comunque avrò avuto dei benefici e la cura e i miei comunque rimedi comunque naturali, perché sto facendo diverse cose, saranno stati efficienti, efficaci, sicuramente ve ne parlerò, vi farò un video a breve dopo la visita, dove vi racconterò come è andata la visita, come sono i valori del sangue, come, a che punto sta la malattia, cosa devo fare, perché comunque l'ultima volta che ho fatto la visita il ginecologo mi disse che c'era anche la possibilità di dovermi operare corna facendo. Lasciate un pollice in su se vi piacciono questi video che trading with me, mi raccomando, pollice in su. Mi raccomando, è importantissimo il vostro pollice in su, quindi mettetelo, e che non vi costa niente. Pollice in su però è molto importante, perché vi va a capire se il video vi è piaciuto, quindi se ne posso fare altri di questo genere. Vi mando un bacio grandissimo, vedete la tinta non si toglie, dura tantissimo, tante ore, quindi perciò ve le consiglio. Vi mando un bacio grande, ciao family, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, ciao! E mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, trovate qui sotto il link per iscrivervi, e cliccate anche sulla campanella, perché la campanella è quella che vi dà la notifica, se no altrimenti vi perdete tutti i miei video, perché sto programmando un sacco di video veramente bellissimi, fatelo! Ciao!